Buonasera a tutti, spacchiamo veramente il minuto, capita raramente ma siamo veramente bravi, grazie di essere questa sera in questa splendida cornice, ringraziamo il COA che ci ospita. Io c'ero quando è stato presentato il complemento, sono qui in questo secondo appuntamento, il primo si è svolto a Rovigo, oggi appunto siamo qui a Vicenza per parlare dei bandi di finanziamento a sostegno del settore rurale del Veneto finanziati dal fondo FERS attraverso il piano strategico nazionale PAC e appunto il complemento regionale gestito dalla regione del Veneto. Quelli che avete visto che giravano erano appunto le testimonianze dei beneficiari del piano ovviamente del 2014-2022. Quello che avete visto poi è lo spot istituzionale del piano, che tra l'altro, devo dare una news dell'ultima ora, ha vinto il secondo premio alla Rural Chat d'Argento di Perugia, al Festival del Giornalismo. Quindi ci facciamo un applauso perché questo video con il quale abbiamo aperto il complemento ha vinto appunto anche questo premio importante a livello nazionale. Alcune indicazioni pratiche. Allora, quello che avete, so che ce l'avete sulla sedia, è la sintesi del CSR 2023-2027 che potete consultare. Questo incontro è registrato, quindi lo potrete vedere nei prossimi giorni sul sito venetorurale.it dove trovate anche tutte le informazioni. In questo pomeriggio daremo spazio alle domande circa le 19:30, quindi le potrete porre direttamente ai nostri relatori, quindi potete prepararle, ascoltate questa prima parte e poi andremo a sviscerare tutte le questioni, queste opportunità importanti per tutti voi. Abbiamo l'onore di avere con noi l'assessore all'agricoltura della Regione del Veneto Federico Caner, al quale passo il podio per l'apertura di questo nostro incontro. Buongiorno a tutti, buonasera anzi direi, innanzitutto benvenuti a voi ma insomma anche alla squadra di tecnici che vedete. Noi oggi, io ci tenevo a essere presente qui oggi più che per fare un intervento ovviamente di natura tecnica, dato che ho i miei validi collaboratori, c'è presente anche poi la VEPA, la risposta alle vostre domande, ma per fare un po' il punto anche della situazione dell'agricoltura in Veneto velocemente, ovviamente dirvi un po' come ci stiamo muovendo a livello nazionale e anche a livello Veneto, dato che rappresento anche gli assessori all'agricoltura della CPA, della Commissione Politica Agricola. Insomma, oggi vedrete, presenteremo ben 10 bandi, 8 sono relativi al tema diciamo dell'ambiente e del clima, gli altri riguardano altre questioni tra cui il tema degli svantaggi delle zone con particolari svantaggi naturali, quindi il tema della montagna, i gruppi di azione locale, insomma una serie di bandi importanti che diciamo iniziano quello che è il calendario che noi portiamo avanti degli incontri pluriennali che abbiamo approvato tra l'altro il 21 marzo in giunta. Però il punto della situazione che volevo fare io era un altro. A livello diciamo Veneto e a livello anche nazionale stiamo lavorando per un tema importante che è la creazione del sistema Italia. Col ministro Lollobrigida abbiamo avuto più incontri a livello a Bruxelles per diciamo di portare avanti anche quella che è la difesa dell'agricoltura italiana. Abbiamo tanti dossier sul piatto che ci stanno preoccupando, in particolare penso al tema del dossier sull'aria, che è molto importante ma che secondo noi, al netto del tema legato alla sostenibilità, che come vedrete anche sui bandi che andremo ad aprire e che poi i tecnici vi spiegheranno, abbiamo una particolare attenzione, però abbiamo anche delle grandi preoccupazioni e su questo dobbiamo fare sistema a livello sia diciamo di operatori agricoli sia anche il sistema agroalimentare italiano, perché alcune modifiche le dobbiamo richiedere, perché altrimenti rischiamo che se viene applicata tout court quei dossier e quelle direttive rischiamo di vedere anche la chiusura per esempio nel settore zootecnico di molte stalle nel nostro territorio. Quindi su questo siamo un po' preoccupati e un po' di attenzione la metteremo.
Devo dirvi che l'azione che abbiamo fatto come CPA in questi anni, quindi Commissione Politica Agricola Nazionale, appunto, quindi sistema di tutte le regioni, ci ha portato anche all'approvazione di questa nuova PAC, del nuovo piano strategico nazionale, che come Veneto ci ha permesso anche finalmente di cambiare quelli che erano i criteri di assegnazione delle risorse che venivano ripartite, passando dal criterio storico a un criterio oggettivo che ci ha permesso, oggi vedrete la presentazione dei bandi, saranno circa 180 milioni, questi 10 bandi, ma fanno parte di un complessivo di 800 e passa milioni di euro. Grazie alla modifica dei criteri, come Veneto siamo riusciti a portare a casa ben 100 milioni di euro in più, quindi questa è stata un'azione politica importante che abbiamo portato avanti. Però a livello di sistema, oltre alle questioni che vi dicevo prima legate ai dossier che ci preoccupano, ci sono alcune questioni che avrete letto sui giornali che secondo me sono importanti per la nostra difesa. Penso al tema dell'introduzione delle cosiddette farine animali, anche qua la CPA, il Veneto in particolare, è stata regione guida da questo punto di vista, assieme anche al dottor Comacchio, che è presente qui oggi. Siamo riusciti a mettere insieme anche una serie di emendamenti che ci hanno permesso di non bloccare, per esempio, l'attuazione di quel regolamento e quindi il fatto di mettere in commercio le farine di grillo e altre tipologie, farine di insetti, insomma, in generale. Però abbiamo chiesto che ci fosse una particolare attenzione per quanto riguarda la salute dell'uomo, che ci fosse la presenza in etichetta in maniera chiara del fatto che anche nei quantitativi minimi venissero segnate l'eventuale presenza di queste farine, e questo non solo per attenzione per la difesa dei nostri prodotti tipici locali, che insomma ci teniamo in particolar modo, della dieta mediterranea, tutte le cose che conosciamo tutti, ma c'è anche un tema legato al rischio salute che non è ancora stato ben identificato, e abbiamo chiesto su questo anche l'intervento del Ministero della Sanità. Ed è giusto che il consumatore, poi per carità il consumatore fa qualsiasi scelta che vuole, è una scelta sua, ma deve essere consapevole di cosa sta facendo e quindi deve essere informato. Tutte queste cose le abbiamo chieste e sono state inserite, così come le battaglie che stiamo portando avanti sull'etichettatura, sul Nutri-Score. Anche qua abbiamo inserito sull'etichettatura, sapete che c'è il tema legato al vino, con l'intervento dell'Irlanda che voleva scrivere in etichetta che il vino va male, anche queste questioni qua, insomma, tutti sappiamo che un abuso di una qualsiasi sostanza fa male e sicuramente anche l'abuso del vino fa male, però scrivere in etichetta tout court che il vino può provocare danni e rischia di compromettere anche un sistema importante italiano e Veneto, con ben 100.000 ettari di vitivinicolo sul territorio. Quindi una difesa importante su queste questioni. Ultima che ci preoccupa in particolare, ed è penso anche tema proprio di questi giorni, è la questione relativa all'acqua, alla carenza idrica. Questo è un tema molto grande, forte, grosso, che abbiamo chiesto di affrontare sia a livello nazionale, adesso siamo in attesa anche della nomina del commissario straordinario da questo punto di vista, però secondo noi devono essere fatti interventi. Allora, nel breve periodo è ovvio che insomma poche possibilità abbiamo se non quelle di agire in deroga anche alle normative attuali, soprattutto con i colleghi, diciamo, confinanti con le regioni confinanti a noi, penso in particolare il Trentino Alto Adige, dove magari un po' di presenza di acqua in più stivata c'è e ovviamente c'è un po' di ritrosia da parte loro nel rilasciarla per evidenti ragioni anche collegate al tema dell'energia elettrica. Però su questo noi abbiamo sempre detto attenzione, che l'acqua è fondamentale in primis per l'uso umano, lo dice la legge, secondo per l'agricoltura, soltanto come terza motivazione per la produzione di energia elettrica. Quindi in questo, in breve, noi chiediamo al governo di intervenire, ma la cosa più importante è secondo noi la modifica del PNRR per fare interventi seri una volta per tutti, interventi che purtroppo in Italia non abbiamo mai fatto sul risparmio idrico, evitare che ci sia la dispersione di oltre il 50% dell'acqua che corre nelle nostre tubature, ma soprattutto fare interventi anche legate alla pulizia dell'alveo dei fiumi, allo sghiaiamento delle dighe, alla costruzione di bacini. Noi abbiamo portato una delibera in giunta dove abbiamo cercato insieme anche ai consorzi di bonifica di capire quali sono gli eventuali bacini che possiamo fare nel nostro territorio, tra cui anche il vostro, e insomma ne è uscito un intervento da circa 3 miliardi di euro.
è ovvio che noi come Regione Veneto non siamo in grado da soli di affrontare una situazione di questo tipo. Secondo noi è strategico che nel PNRR vengano rivisti questi interventi e che si faccia finalmente una pianificazione strategica su questo, perché il problema di oggi dell'acqua è il problema di oggi, ma sarà anche il problema di domani. Ecco, queste sono un po' le tematiche che noi vogliamo portare avanti. Oggi vedrete una serie di misure che verranno aperte, legate anche al tema della sostenibilità, gli interventi di, per esempio, di agricoltura di precisione, insomma tutta una serie di cose che adesso non sto qua anche a dirvi, perché giustamente è il loro compito, lo faranno anche meglio di me, soprattutto nel rispondere alle vostre domande. Vi dico solo che questo è un inizio di un ciclo di incontri che vorremmo continuare a portare avanti, proprio per rendere edotti in primis gli agricoltori, gli operatori, ma anche tutti i tecnici, tutti coloro che hanno a che fare con questo settore, perché insomma noi riteniamo che l'agricoltura in Veneto e in Italia sia strategica, però proprio perché è strategica dobbiamo avere una visione chiara di dove vogliamo andare. Purtroppo ci sono alcuni settori anche nell'agricoltura che rischiano di essere un po' compromessi se non si ha una visione strategica veneta e italiana, soprattutto di difesa anche delle nostre produzioni anche in area europea. Ecco, questa è un po' la tematica. Io vi ringrazio, vi chiedo anche scusa del fatto che purtroppo non posso trattenermi molto, perché abbiamo una serie di cicli di incontri sparsi sul territorio, ma avevo piacere essere presenti, anche perché insomma è un territorio molto importante da questo punto di vista, e quindi vi auguro buona giornata e sono sicuro insomma che sarà un incontro importante. Grazie per l'attenzione. Grazie Assessore per aver fatto questo quadro, per aver guardato soprattutto il futuro e delineato quelle che saranno le sfide e quelle che sono già le azioni in essere sia a livello regionale che a livello nazionale. Quindi cominciamo, entriamo subito nel vivo e devo dare la parola al dottor Jonathan Asti della programmazione e sviluppo rurale della Regione del Veneto, che ci farà il quadro della situazione per quanto riguarda la strategia, le risorse e gli interventi, l'ICSR 2023-2027, partendo da quelli che sono anche i numeri del PSR 2014-2022. Lascio la colonna e il microfono. Buonasera a tutti e innanzitutto porto i saluti del dottor Franco Contarin, direttore dell'autorità di gestione regionale del CSR 2023-27, del PSR 2014-2022, che questa sera è impegnato in un altro evento nel quale era richiesta la presenza dell'autorità di gestione. Prima di entrare nel merito del CSR 2023-27, e vi mostriamo un breve video che riporta i principali risultati in termini numerici conseguiti finora nella programmazione 14-22. E le risorse del 14-22 sono state già messe tutte a bando e i risultati sono a un buon punto di raggiungimento. Chiedo alla regia di mettere il video, grazie. Il programma di sviluppo rurale Veneto 2014-2022 fa parte della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile e inclusiva del settore rurale. Sono più di 1.500 milioni di euro i fondi stanziati dall'Unione Europea, dalla Regione del Veneto e dallo Stato italiano. Di questi, più di 1.100 milioni di euro sono stati già erogati, pari al 73% delle risorse programmate. Attraverso il programma, la Regione del Veneto ha finanziato oltre 57.000 domande. Per fornire un supporto concreto alle imprese, sono stati finanziati oltre 5.000 interventi di investimento aziendale, per un sostegno complessivo di 347 milioni di euro. Uno dei principali obiettivi del fondo è incentivare la formazione degli agricoltori con un sostegno di oltre 23 milioni di euro. Sono stati più di 77.000 i partecipanti alle attività formative. Un altro degli obiettivi del programma è favorire il ricambio generazionale. Sono stati oltre i 2.300 i giovani agricoltori inseriti nelle aziende agricole presenti sul territorio veneto. Per
favorire la preservazione, la valorizzazione e il sostegno degli ecosistemi, sono stati erogati aiuti per 453 milioni di euro. Oltre 98.000 ettari di terreni sono stati gestiti con pratiche favorevoli alla biodiversità e al paesaggio, pari al 12,2% della SAU regionale. Ben 88.000 ettari sono stati oggetto di contratti di gestione che mirano a ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca, pari al 10,9% della SAU regionale. In 96.000 ettari di terreni il consumo di acqua è stato razionalizzato e gestito, coprendo l'11,9% della SAU regionale. Infine, quasi 22.000 ettari di terreni sono stati interessati da investimenti finalizzati al risparmio irriguo, pari al 9,1% dei terreni serviti da irrigazione strutturata. Per supportare le aree montane sono stati stanziati 538 milioni di euro, finanziando complessivamente più di 12.000 domande. Infine, per sostenere lo sviluppo dei territori rurali con fragilità, sono stati finanziati più di 1.500 progetti, con un sostegno di 74 milioni di euro. Eccoci qui. Allora, ripartendo dai numeri di questo video, noi ci troviamo in un periodo un po' particolare che vede la sovrapposizione tra il termine della programmazione 14-22, sul quale avete visto questi numeri, e l'inizio della programmazione 23-27. Sarà un periodo lungo perché va dall'anno corrente 2023, ma arriverà fino all'anno 2025. Per quanto riguarda il periodo nuovo che si apre, gli strumenti di sviluppo operativi disponibili sono molti, la cornice è variegata, è una novità rispetto al passato. Ci troviamo davanti una pluralità di strumenti, tra cui il PSN della PAC è uno degli strumenti, qui ne vedete elencati alcuni dei principali che compongono la cornice che vi dicevo. Il PSN PAC dell'Italia è innanzitutto un programma unitario di tutta l'Italia, è un programma che racchiude in sé sia il primo pilastro che il secondo pilastro, altra novità rispetto al passato, vede 173 interventi attivati tra entrambi i pilastri per una dotazione complessiva di circa 37 miliardi di euro. Allo sviluppo rurale, oggetto della nostra serata, sono dedicati sempre a livello nazionale circa 16 miliardi di euro. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, ci sono 76 interventi programmati all'interno del PSN PAC, di cui 4 a gestione nazionale, legati alla gestione del rischio, e 72 invece nazionali ma con specifiche regionali, ovvero una serie di interventi per i quali ci sono una serie di condizioni obbligatorie comuni per tutto il territorio italiano e ci sono poi delle specifiche regionali che ogni regione ha chiesto al Ministero di inserire all'interno del documento stesso. Ecco perché dal PSN PAC ne derivano i 21 complementi regionali di sviluppo rurale che ogni regione o provincia autonoma è andata ad adottare come attuazione dello sviluppo rurale nelle singole regioni. All'interno del CSR Veneto abbiamo individuato 6 priorità, 44 interventi sono stati programmati per l'attivazione e lo stanziamento complessivo di spesa pubblica si attesta a 824,6 milioni di euro. Il percorso che ha portato alla redazione e approvazione del CSR è un percorso lungo, iniziato nel 2019 con la Conferenza regionale dell'agricoltura e concluso a inizio di quest'anno, a gennaio, con l'approvazione della versione definitiva e completa del CSR Veneto. È un percorso partecipato che ha visto come protagonisti il partenariato della PAC 2030 con le varie sfaccettature rappresentate, ha visto protagonisti il Consiglio regionale e la Giunta regionale. Le sei priorità individuate, i giovani per dare ovviamente un'impronta verso il futuro, per dare un futuro all'agricoltura, per permettere ricambio generazionale, tema già affrontato anche in questa programmazione, come avete visto anche dei risultati. La sostenibilità ambientale, sostenibilità energetica, sempre viste però con un'ottica di determinare la competitività delle imprese. L'innovazione, siamo coscienti che una sostenibilità richiede anche innovazione da un punto di vista di tecniche nuove, da un punto di vista di attrezzature e metodologie innovative. Quarta priorità, vivibilità, dedicata principalmente alle zone rurali più in difficoltà,
con particolare attenzione in questo caso dedicato all'approccio leader. La fragilità legata in modo particolare alla sicurezza ambientale, la protezione dai fenomeni di dissesto idrogeologico, quindi legato sicuramente alle zone montane, ma non solo a quelle. E infine la focalizzazione. Focalizzazione perché si va a specializzare in modo sussidiario lo sviluppo rurale rispetto a tematiche che non trovano risposta in altri ambiti. Per meglio chiarire il tema della focalizzazione, vi mostro questa slide in cui sono riassunti dei dati relativi al PNRR, ovviamente sono dati provvisori perché sono in continuo aggiornamento. Tra le varie iniziative ve ne sottolineo una sola, quella relativa al parco agrisolare. Vedete che sono espresse le dotazioni nazionali e quelle poi dedicate al Veneto. Qui stiamo parlando di quasi 59 milioni di euro già assegnati sul Veneto. Questo, per ritornare al discorso che vi facevo prima sulla focalizzazione, giustifica il fatto in quest'ambito, come in altri ambiti, per cui nel CSR non trovano spazio tutti gli interventi possibili, ma solo quelli che non hanno già uno sbocco su altre fonti di finanziamento, oppure all'interno di interventi comunque attivati delle categorie di spese che non vengono rese ammissibili in questa programmazione. Le priorità che individuate ovviamente hanno portato alla scelta dei 44 interventi attivati in Veneto che rispondono ai fabbisogni regionali prioritarizzati nelle loro importanza, l'attribuzione delle risorse agli interventi stessi e la definizione sia dei principi di selezione e poi dei criteri di priorità che si applicano all'interno dei bandi per andare a perseguire le 6 priorità che vi ho indicato poc'anzi. 44 interventi, dicevo prima, attivati in Veneto, sui 72 possibili per lo sviluppo rurale, aggregati in tipi di intervento. Parliamo di 16 interventi dedicati agli impegni in materia di ambiente, clima e altri impegni in materia di gestione, una parte di questi verranno poi presentati dalla collega dottoressa Lazzaro. Un intervento riguarda i vincoli naturali, con particolare riferimento all'indennità in zona montana, che verrà presentato poi dal dottor Alberto Andriolo. Un intervento dedicato a svantaggi territoriali specifici derivanti da requisiti obbligatori, 11 interventi dedicati agli investimenti, 2 dedicati all'insediamento di giovani agricoltori e di nuove aziende con una novità che riguarderà il mondo forestale ma che riguarderà poi dei bandi che si apriranno nel proseguo dell'anno. 7 dedicati alla cooperazione, tra cui ci sono i 2 interventi del leader che la collega dottoressa Gusella poi presenterà, e infine 6 dedicati allo scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione, il cosiddetto sistema ACHIS. Tornando al piano finanziario, sugli 824,6 milioni di euro, 147 quasi sono messi dal bilancio regionale, questo perché il FEASR è un fondo cofinanziato, quindi anche il bilancio regionale mette una cospicua cifra a disposizione dell'intero piano finanziario. Questa è l'esemplificazione di quello che vi dicevo e questa è la suddivisione degli importi nei vari tipi di intervento. La suddivisione ovviamente viene, come abbiamo detto prima, dalle priorità, ma viene anche da alcuni vincoli posti a livello comunitario, almeno 35% per quanto riguarda l'ambiente, almeno 5% per quanto riguarda il leader. Le altre cifre derivano dal poter coprire i fabbisogni e le priorità individuate nell'arco del periodo di programmazione. Questa è la grafica degli stessi dati. Per quanto riguarda l'attuazione del CSR, la governance che applichiamo in Veneto è una governance già nota e sperimentata anche nella programmazione attuale e vede da un lato l'autorità di gestione regionale e dall'altro l'Agenzia Veneta per i Pagamenti, AVEPA, che si configura sia come organismo intermedio per quanto riguarda la gestione delle domande di aiuto, sia come organismo pagatore per quanto riguarda le domande di pagamento. Tutto questo poi si configura in una governance nazionale che è ancora in corso di definizione perché ci ricordiamo che essendo un PSN nazionale esiste un'autorità di gestione nazionale e il riferimento normativo di tutto il PSN è proprio il PSN stesso nazionale. Guardando sempre all'attuazione, neanche un mese dopo l'approvazione del CSR, la Giunta regionale ha approvato il piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali, in analogia con quanto fatto anche nella programmazione attuale. Si tratta di un piano che guarda dal 2023 al 2027, per ogni singolo intervento o azione laddove necessario è stato specificato l'anno di apertura del bando e il trimestre all'interno dell'anno stesso in cui è prevista l'apertura del bando. Questo è uno strumento di programmazione che ha dato degli ottimi risultati in questa programmazione che si è ritenuto di riproporre sia per
un migliore, diciamo, efficientamento del funzionamento della, diciamo, della macchina regionale, ma anche per, e soprattutto per porre ai potenziali beneficiari un quadro completo e pluriennale di quelle che sono le possibilità di aderire ai vari bandi. Questo perché? Perché ci sono dei bandi che sono anche particolarmente complessi e il fascicolo di domanda a costituire non è semplice e non si può costituire all'ultimo momento. Ecco che avere già una scalettatura divisa in 5 anni dei bandi permette anche di scegliere in maniera cosciente su quale bando, su quale annualità testarsi per presentare la domanda e quindi di conseguenza pianificare anche la propria attività aziendale e i finanziamenti che ne derivano. Il primo trimestre prevedeva questo gruppo di bandi che sono oggetto della serata di questa sera, che quindi dopo vi verranno presentati più nel dettaglio dai colleghi. Ci saranno un altro gruppo di bandi nel secondo trimestre dedicato fondamentalmente a interventi di tipo forestale e poi arriveremo a fine anno con il quarto trimestre con la serie più corposa di bandi dedicati in parte alla competitività, compresa la parte dedicata ai giovani e al pacchetto giovani, e poi alla cooperazione. Ci sono bandi in corso anche del PSR 14-22 perché, come vi dicevo prima, siamo in un periodo di netta sovrapposizione. Alcuni chiusi da poco, alcuni ancora aperti. È stato chiuso circa un mese fa un bando sulla prevenzione dei danni da calamità naturali tipo biotico legato al discorso della peste suina. È ancora aperto un bando sugli investimenti per la riduzione delle emissioni inquinanti di origine zootecnica in atmosfera dedicata alle attrezzature con scadenza al 10 maggio. Sono chiusi da poco 2 bandi sulle azioni di formazione e di informazione e dimostrazione, mentre è ancora aperto il bando per la consulenza aziendale. E chiuso da poco anche il bando sull'insediamento dei giovani con il relativo pacchetto che prevede la dotazione sia di investimenti del tipo di intervento 411 sia la diversificazione con la 641. È un bando che ha visto un'ottima risposta da parte dei giovani di adesione al medesimo. E aperto sempre un bando sempre sulla 411 per gli investimenti per i risparmi irriguo o sempre per le emissioni in atmosfera, però per la parte che riguarda le strutture, anche queste con scadenza 10 di maggio. Chiusi da poco i bandi relativi alla diversificazione delle imprese agricole e all'imboschimento di terreni agricoli e non agricoli dedicati alla piopicoltura, anche questo è stato un bando con un notevole successo. Aperti inoltre i bandi per le conferme annuali delle misure a superficie che vanno ancora a completamento, ci sono alcuni interventi che andranno a completamento con quest'anno, altri che avranno un'ulteriore annualità. Ecco che anche il piano pluriennale dei bandi che vi ho illustrato poc'anzi tiene conto anche di questo per dare poi continuità agli interventi una volta che scadono gli impegni della programmazione 14-22 e dare poi il seguito nella programmazione 23-27 senza andare a sovrapporre le due cose. I bandi aperti ora. 2 delibere di riferimento, la 296 che riguarda la parte di bandi rivolti alle imprese con tutta la parte relativa all'ambiente e la parte dell'identità montana, l'altro bando, la DGR 294, relativa invece alle strategie leader. Nel primo caso sono quasi 131 milioni di euro messi a bando con scadenza delle domande fissata attualmente il 15 di maggio. Per il leader parliamo di quasi 51 milioni di euro messi a bando, qui la scadenza arriveremo invece attorno alla metà di agosto. Vedete che in complesso tornano qui circa 180 milioni di euro, a cui accennava poco fa anche l'assessore, come step di partenza della programmazione 23-27. Qui vedete la suddivisione degli importi per singoli, degli importi dedicati ai bandi per le imprese per i singoli interventi, per la cifra complessiva che vi dicevo prima, con la scadenza per tutti fissata attualmente al 15 di maggio. Gli incontri che stiamo organizzando sul territorio sono proprio per dare massima diffusione a questi bandi, ne abbiamo organizzato uno la settimana scorsa a Rovigo con le medesime argomenti che affrontiamo questa sera, ne organizzeremo altri nel proseguo dell'anno in occasione dell'uscita dei bandi del secondo trimestre e in uscita dei bandi del quarto e ultimo trimestre dell'anno. Un ultimo richiamo, è possibile comunque seguire tutte le novità legate allo sviluppo rurale Veneto e non solo, sul nuovo sito internet venetorurale.it e anche, per chi non lo fosse ancora, con la newsletter dedicata allo sviluppo rurale che permette mensilmente di ricevere le principali novità sullo sviluppo rurale. Io vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a chi mi seguirà.
Grazie mille Jonatassi per averci spiegato e fatto anche il quadro della situazione. Il prossimo incontro sarà in quel di luglio, parleremo di foreste, appunto come è stato anticipato, ma ovviamente vi sarà indicata anche la data e la troverete sia nella newsletter che in tutti i siti di riferimento. Quindi entriamo nel vivo e quindi passo la parola a Barbara Lazzaro della Direzione Agroambiente per i bandi in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione. Ok, perfetto, grazie. In questa prima slide, per tutti i bandi agroambiente che vengono adesso attivati, abbiamo inserito quelle che sono le condizioni comuni trasversali a tutte le iniziative alle quali potete aderire. Chi può aderire come beneficiario, come era nella passata programmazione, aderiscono gli agricoltori e gli enti pubblici gestori di aziende agricole. Qual è la condizione di ammissibilità? Ricordate bene che la condizione di ammissibilità è quella condizione che fa decadere la domanda se non è corretta. La condizione di ammissibilità è di condurre una UTE a fascicolo aziendale e di avere il titolo di conduzione di quelle superfici a partire dal 1 gennaio dell'anno. Quindi dal 1 gennaio 2023 per i prossimi 5 anni. Se si tratta di affitti o comunque di altri contratti di conduzione, quei contratti nel tempo devono essere mantenuti con continuità alla scadenza. È una condizione che era presente già nei bandi attuali del PSR che è concluso l'anno scorso. Altra cosa importante, non possono aderire a questi bandi a superfici quelle superfici che sono autorizzate per impianti fotovoltaici o agrovoltaici. Questo perché già è complessa l'autorizzazione in quegli ambiti operativi lì e individuare le SAU all'interno di quei complessi contesti operativi diventa molto complicato per inserirvi anche un approccio di tipo PSR. Altra questione trasversale a tutti i bandi che sono aperti in questa tornata, che sono tutti bandi di mantenimento di operazioni che già conoscete e che si sono concluse al 31 dicembre del 2022, è che si dà applicazione per appezzamenti fissi, ovvero dove intendo aderire con questa domanda. Lì devo mantenere per quegli appezzamenti l'attività nei 5 anni con gli impegni che sono prescritti dal bando. Qui non ci sono superfici che si possono modificare nel tempo come posizionamento rispetto all'insieme condotto. Non devono essere utilizzate queste superfici per distribuirci fanghi e materiali provenienti da rifiuti R10 autorizzati in agricoltura e non sono possibili gli asservimenti. Questo perché un beneficiario deve poter aderire e sapere e rispondere di ogni operazione che sulle proprie superfici viene fatta, anche quella di spandimento agronomico. Detto questo, entriamo nel vivo dei bandi e parliamo della prima situazione di apertura a termini che riguarda la semina su sodo. Sapete, questa è una misura conosciuta, applicata anche in questa provincia e riguarda il mantenimento o l'introduzione del metodo di agricoltura conservativa. Per questa attività il bando prevede un importo di 8 milioni di euro, quindi è piuttosto cospicuo l'importo messo a bando. Diversamente, e questo vale per tutti i bandi, diversamente dal 2015, quando sono stati aperti i bandi delle misure PSR nell'ultima edizione di apertura termini, ci sono su tutti i bandi del PSR Veneto le misure dei criteri di selezione, cioè dei punteggi che l'agricoltore ottiene e che sono funzionali alle zone per le quali mette a disposizione le superfici a impegno.
ho un punteggio superiore se mi trovo in zona vulnerabile o se la mia azienda è in parte in zona vulnerabile. Ho un punteggio superiore se ho una superficie che è già condotta con agricoltura conservativa e la continuo a mantenere da bandi precedenti ancora con questo metodo. Ho un punteggio superiore se la superficie di agricoltura conservativa che mi porto avanti in questa nuova programmazione è gran parte di quella che avevo già condotto prima con questo metodo. Questo perché? Perché l'efficacia della misura di lavorazione dei terreni con il no-tillage è un'efficacia che aumenta nel tempo, per cui tutte le superfici che nel tempo hanno avuto l'introduzione a questo metodo hanno una maggiore efficacia nel dimostrare poi quelli che sono i risultati del metodo. E questo ci è utile anche perché in questa tornata di programmazione dobbiamo saper riscontrare anche in termini di indicatori di risultato quelle che sono le operazioni che gli agricoltori vanno a fare sulle proprie superfici. Sapete che l'agricoltura conservativa si occupa di lavorare i terreni senza ararli, richiede una copertura continuativa del terreno su tutto l'arco dell'anno e che ci sia un cambio di rotazioni in successione. Per questo motivo il bando riprende esattamente quello che anche era nel passato, cioè il minimo di superficie che devo mettere a impegno è un ettaro, ma la superficie minima che viene richiesta è con una SOI complessiva posso arrivare anche al massimo di un 25 o più per cento della superficie seminativa dell'ute. Il minimo che devo chiedere a bando è il 25% della superficie seminativa. Se sono bravo e se mi sento abile ad adottare questo metodo, posso anche arrivare al 100%. Gli impegni sono impegni che già conoscete per chi ha applicato il metodo. La differenza rispetto al passato è che in questa misura e in quella del metodo biologico, che come in questa misura parla sia di introduzione che di mantenimento del metodo, sono richieste delle iniziative formative o consulenziali durante i 5 anni di impegno. Queste iniziative verranno poi spiegate ai beneficiari nel corso dell'impegno, non sono cose da applicare da subito. Come vi avevo già detto, gli impegni dell'agricoltura conservativa riguardano da una parte sia la semina diretta, l'obbligo quando semino con semina diretta di chiudere il solco di semina, non devo invertire gli strati, devo evitare ogni decompattamento delle superfici, se ho il bisogno di decompattare devo essere autorizzato all'uso di particolari strumenti e questo uso per poterlo realizzare sulle mie superfici deve passare attraverso un'autorizzazione che mi dà AVEPA. Questa è una metodica che era già presente sui bandi attuali. Devo impegnarmi a tenere sempre coperte le superfici con coltivazioni in successione e posso tenere buco tra la raccolta di una coltura e la semina della successiva per non più di 40 giorni. I residui colturali rimangono in campo a costituire uno strato di mulching che è quello sul quale poi vado a seminare le colture successive. I fertilizzanti che posso utilizzare sono tutti quelli che sono permessi dal regolamento 1009 sui fertilizzanti chimici e commerciali. Non devo utilizzare una pressione eccessiva su questi terreni quando raccolgo le colture seminative, perché altrimenti mi rimangono i solchi e non riesco più a seminare nelle colture successive. E l'attenzione importante che devo fare è anche alle limacce, perché nei terreni sui quali si fa agricoltura conservativa diventano un problema, soprattutto perché entrano nei terreni coltivati dal perimetro dei campi e quindi in questa situazione qui devo attenzionare il tema utilizzando lumachicidi soprattutto nei perimetri. Quello che è importante che sappiate è, se io aderisco a questa misura, che obblighi ho e che cos'altro posso fare?
Allora, rispetto al tema della condizionalità che costituisce lo zoccolo su cui poi si applicano tutte le misure dell'agroambiente, dovete sapere che la BCA7, quella sulle rotazioni delle colture, è una BCA pertinente, viene detto così il termine in termini amministrativi, per questa misura. Cosa significa? Significa che se io faccio domanda per la misura no tillage devo necessariamente aderire, anche se per quest'anno ci sarebbe la deroga, alla BCA7, quindi devo rispettare gli impegni di condizionalità della BCA7 della nuova condizionalità rafforzata. Altra cosa importante, questa misura qua si può sovrapporre in tutto e per tutto con gli obblighi e gli impegni che sono previsti dall'ecoschema 4 sui sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento. Significa che io posso fare una domanda unica, posso anche chiedere l'ecoschema 4 e posso anche fare la domanda per la misura H3 sulle superfici a sodo, e su quella stessa superficie mi posso portare a casa entrambi i pagamenti. Domanda unica, ecoschema 4 e SRA 3. Passiamo alla misura sui prati permanenti. Prati permanenti in questa puntata si chiamano SRA 8.1 e sostanzialmente hanno un budget di 20 milioni di euro, un budget molto importante nel periodo quinquennale. Anche in questo caso sono accessibili alla misura prato permanente tutte le superfici che ai sensi del DM pagamenti diretti sono costituite da piante erbacee e da foraggio che per 5 anni sono già rimaste su quella superficie e hanno ereditato il carattere di permanenza. Non ci sono i sistemi agroforestali compresi in questa domanda possibile e gli impegni obbligatori che sono basici per questa domanda è che non posso usare né fertilizzanti chimici di sintesi né prodotti fitosanitari, ma questa è una cosa che già sapete dal passato. Anche in questo caso abbiamo i criteri di selezione. Criteri di selezione che privilegiano le aree della zona rete Natura 2000, le aree a parco, le zone montane, le aree con irrigazione strutturata, e qui abbiamo tutta l'identificazione delle aree irrigazione che ci è data dai consorzi di bonifica, le zone vulnerabili ai nitrati, le aziende con allevamento bovino da latte e le aziende con sede legale dislocata interamente in montagna. Una cosa che non ho detto prima ma che è importante per le vostre valutazioni è che comunque anche se aveste un punteggio zero potete aderire alla domanda, d'accordo? Il punteggio serve solo per dare ordine agli ingressi rispetto alle disponibilità del bando. Non esiste il punteggio minimo. La misura rispetto al passato si è fortemente semplificata. Perché? Perché non ci sono più le aree a mosaico, non ci sono più una serie di obblighi che prima esistevano per le zone vulnerabili piuttosto che ordinaria. Vi chiede esattamente di sfalciare. Sfalciare, se state ad altitudini fino ai 1200 metri, sfalciare almeno 2 volte l'anno. Se state a altitudini superiori ai 1200 metri, sfalciare almeno una volta l'anno. Oltre agli sfalci, in questa puntata è anche permesso il pascolo, cosa che nel passato non era permessa. Però il pascolo non surroga gli sfalci, quindi se io sono in pianura, 2 sfalci minimi li devo fare e poi posso pascolare. Per dimostrare che ho sfalciato è chiesto di scrivere per ogni appezzamento quando ho eseguito lo sfalcio.
Adesso si parla di un diario degli sfalci molto semplice che vi verrà realizzato nel momento in cui chiudete la domanda di presentazione di richiesta al PSR. Un indomani è possibile che il diario cartaceo sia anche sostituito dalla possibilità di fare delle foto in campo che dimostrano georeferenziate con un'app specifica che AVEPA sta definendo, in maniera da mostrare in maniera georeferenziata su quale appezzamento siete andati a sfalciare, e quindi la cosa diventa molto più semplice anche nell'impegno da osservare. Va asportata l'erba dalle superfici sfalciate e le superfici che sono oggetto di impegno per prato permanente non possono essere arate. Queste cose un po' ve le ho già dette: bisogna usare fertilizzanti commerciali, letami e liquami e assimilati, quindi non altre tipologie di fertilizzanti per queste superfici. E nel caso invece parliamo di pascoli, fate questa attenzione: la misura per i pascoli permanenti è una misura che, diversamente dai prati, si apre in maniera esclusiva per le zone svantaggiate montane. I prati da sfalciare, che possono anche essere pascolati, si aprono per tutto il territorio regionale. I pascoli vengono aperti con limite e confine tutta la zona svantaggiata montana e hanno un bando di 16 milioni di euro. I criteri di selezione sono similari a quelli dei pascoli, quindi se io ho pascoli e ho prati devo fare due domande diverse e devo sapere esattamente quali sono le superfici che voglio dedicare in via esclusiva ai pascoli rispetto a quelle su cui voglio sfalciare e possibilmente a fine stagione pascolare. Altra cosa importante da dire è che sui pascoli non ci sono più tutti gli obblighi che c'erano in passato della comunicazione sotto soglia. La parte amministrativa di questa misura si è fortemente semplificata. Voi direte anche Ischei, perché in effetti la verità è che si è abbassata molto la richiesta delle parti amministrative all'agricoltore, si sono abbassati anche i pagamenti, perché sui pascoli abbiamo un pagamento di 100 euro per ettaro, sui prati abbiamo un pagamento di 190 euro per ettaro. Ripeto, però, senza tutti i vincoli burocratici, amministrativi e di attività, esercizio, attività gestionale che c'erano nel passato. Un'attenzione vi do, che è quella che comunque non dovete guardare la misura dei prati e dei pascoli esclusivamente come è qui Metascheide prima. Leggetela bene questa misura, perché è una misura semplice, ma che vi permette, diversamente da altre regioni, una sovrapposizione completa sia con l'ecoschema 1 livello 2, quindi con tutto il pascolamento che si può fare in montagna su quelle uva che possono percepire il pagamento a ecoschema, sia con l'ecoschema 4, sistemi foraggeri intensivi in avvicendamento. Quindi vi permette di fare bingo, domanda unica, ecoschema 1, ecoschema 4, eppure misura 8.1 o 8.3. Quindi ognuno a casa sua si faccia i propri conti e faccia le proprie valutazioni su come può riuscire a pigliarsi tutta la matassa dei bandi. Siepi e boschetti. Ce ne sono pochi in provincia di Vicenza, per cui qua andrò veloce. Siepi e boschetti hanno le stesse caratteristiche della passata edizione, vi permettono di mettere a pagamento, anche qui hanno i criteri di selezione con priorità alle zone vulnerabili perché sono fatte in maniera prioritaria per quel territorio, e l'idea, lo sforzo è quello di portarci avanti tutte quelle siepi che già sono state messe a dimora con passate programmazioni, perché la loro utilità in termini di efficacia ambientale è stata comprovata.
Le siepi sono costituite come prima, stessi moduli base, stesso tipo di mantenimento. Le siepi devono essere esistenti al 1° gennaio di quest'anno e a fascicolo aziendale dell'agricoltore che fa domanda. L'unica attenzione da fare è, rispetto al passato, quando faccio i reimpianti delle fallanze dentro le siepi, non posso usare né nocciolo né ontano nero. Perché? Perché sono inoculo e punto di diffusione della flavescenza dolata, della stessa brutta bestia che ci porta il problema della flavescenza dorata. Quindi quando reimpianto qualche fallanza non deve essere proveniente né da nocciolo né da ontano nero. Tutti i criteri e gli obblighi e gli impegni sono quelli di prima e stessa cosa vale per i boschetti che sono qui finanziati, che sono sempre boschetti di precedenti programmazioni. Altra cosa che vi ricordo, se rispetto al passato facevate un'unica domanda, adesso per le complessità che ha il programma di sviluppo rurale nazionale, dovete fare una domanda per la parte a boschetti della vostra azienda e una domanda per la parte a siepi. Se andate poi all'interno del nostro IDT regionale, lì vi ho messo il link del portale, potete andare a verificare dove eventualmente le vostre siepi esistenti sono già in parte integrate all'interno del sistema della nuova condizionalità rafforzata. In quel caso, se la mia siepe esistente si sovrappone a quella rete lì, se voi entrate, ci sono su quel link lì che è nel portale Piave, vi permette di trovare la vostra superficie delle vostre aziende agricole e tutta la rete idrica che è soggetta a questa norma, potete sostanzialmente andare a verificare se per le vostre siepi sarà possibile pigliare un pagamento di 2,53 euro a metro lineare o di 2 euro, a seconda che si sovrapponga o no a quella rete. Se si sovrappone, prendete i soldi più bassi. Ultima cosa, se aderite alle siepi o ai boschetti, la pertinenza è per la BCA 8. Quindi anche qui avete quegli impegni indipendentemente dal fatto che si dica che per quest'anno sono derogati. Chi entra negli ecoschemi e chi entra in queste specifiche H deve osservare BCA 7 e BCA 8 di condizionalità. Biologico, se fate la domanda biologico ci sono 10 milioni di euro per l'introduzione e 24 milioni di euro per il mantenimento. Attenzione, attenzione, chi può fare domanda per l'introduzione? Chi ha notifica del biologico già fatta prima del 31 dicembre 2022. Quindi chi è arrivato in ritardo non può, deve aspettare un prossimo bando. Il prossimo bando ci sarà perché il dottor Contarin l'ha detto a Rovigo. Il prossimo bando per l'apertura del biologico probabilmente sarà alla fine di quest'anno. Nel mentre, se io sono un'azienda che al 1 gennaio 2023 aveva una superficie tutta biologica e acquisisco anche un altro pezzo perché mi è tornato indietro un affitto a marzo e non era biologico quell'appezzamento lì, posso comunque fare la domanda. Perché? Perché il bando mi dice che devo avere una UTE completa a bio e io vado a notificare anche quel pezzo di appezzamento a bio. È pur vero che con tutta la UTE a bio, prima di fare la domanda, verrà corrisposto il pagamento solo per quella parte che al 1 gennaio 2023 era già bio. D'accordo. Oltre a questo, anche nel biologico ci sono tutta una serie di criteri di selezione. Criteri di selezione che riguardano i punti di captazione per le acque a uso pubblico potabile, le aree di pregio ambientale, le zone vulnerabili, le superfici già comprati o con pascoli biologici
e le superfici che sono di quelle aziende che oltre ad avere superficie biologica hanno anche allevamento biologico. La cosa importante da dover sapere è che non ci si chiede e non ci sono impegni che vadano oltre quelli che già il regolamento biologico prescrive agli operatori. È, come vi ho detto prima, importante che nel corso dei 5 anni di impegno ci sia l'adesione a una misura informativa o formativa che l'autorità di gestione darà la possibilità ai beneficiari di fare con degli appositi bandi. L'ultima attenzione che dovete avere è che rispetto al passato questa volta si paga tutto, si pagano anche le superfici foraggere bio, i prati bio, i pascoli bio e non si pagano solo quando c'hanno sopra un'uba bio per ettaro come era nel passato, si pagano anche quando io non ho le uba bio, quindi quando non allevo animali certificati bio. Questo significa che in tutto il territorio del Veneto qualsiasi superficie foraggera, prato o pascolo inserita all'interno del contesto di un ordinamento culturale certificato biologico ha un pagamento che può essere corrisposto. Il biologico, e anche qui fate i vostri conti, è sempre cumulabile con tutti gli ecoschemi, tranne per la parte seminativi dell'ecoschema 5, perché là si fa fioretti, ok? E nel biologico non si mangia fioretti. Bon. Ultima roba. Questo è un'anteprima di quello che dirà adesso il dottor Andriolo. Se per caso avete intenzione di aderire alla misura che adesso il dottor Andriolo specificherà, che è quella sulle razze in via di estinzione, potete farlo aderendo anche all'ecoschema 1, livello 1 e livello 2, perché sono compatibili. Tutte le compatibilità non le trovate all'interno dei bandi, tutte le compatibilità non le trovate all'interno del CSR regionale, le troverete in un apposito decreto che è in via di pubblicazione da parte dell'autorità di gestione del PSR del Veneto. Amen. Grazie. Chiarissima e perfetta anche nei tempi. Salutiamo l'assessore. Buon lavoro naturalmente. Tutte le slide che avete visto le potete comunque recuperare anche nel sito venetorurale.it, oltre che rivedere ovviamente la registrazione di oggi. A questo punto entriamo nel vivo e diamo la parola ad Alberto Andriolo, che ci parlerà in particolare del bando per gli allevatori custodi dell'agrobiodiversità e il bando per il sostegno a zone con svantaggi rurali, la montagna di cui abbiamo sentito parlare. Quindi ritorniamo sulle due parole sostenibilità e innovazione. Grazie. Allora, si sente? Sì. Buonasera a tutti e bentrovati. Generalmente la direzione agroalimentare si occupa della competitività, almeno per quanto mi riguarda. Questa sera invece affrontiamo questi due bandi sul sostegno appunto dell'agro biodiversità e gli svantaggi naturali, l'indennità compensativa. Sarò sintetico e anche penso veloce. La descrizione dell'intervento. Beh, noi sappiamo che gli allevatori custodi non è ovviamente una misura che è stata attivata con questa programmazione, e già nella passata programmazione avevamo la possibilità di sostenere gli allevatori che si impegnano appunto alla conservazione della diversità biologica legata alla zootecnia, e questo perché si impegnano a allevare animali che appartengono a razze locali in via di estinzione o a rischio di estinzione e che sono iscritte all'anagrafe nazionale per la biodiversità. Le risorse a bando, come vedete, sono 3 milioni, la scadenza del bando è il 15 maggio. I beneficiari sono agricoltori 2135, quindi nulla di nuovo rispetto alla passata programmazione, e le condizioni di ammissibilità sono quelle di ovviamente gestire e condurre una UTE nella regione del Veneto e di detenere i capi che devono ovviamente essere registrati nell'apposito allevamento che è identificato con i codici dell'ASE.
devono ovviamente impegnarsi a condurre l'azione per 5 anni ed avere il possesso e la gestione degli animali stessi. Andiamo a vedere quali sono le specie che sono state inserite e che possono fruire di questo sostegno per l'allevamento. Le abbiamo caratterizzate in base anche al rischio di estinzione, viene detto. In particolare tra le specie bovine abbiamo la razza burlina, tra le ovine la Lamont e la Fozza, e poi tutta una serie di specie invece avicole come la polverara, la robusta lionata e insomma tutte quelle che sono state riportate nella slide, così pure l'anatra, il tacchino e anche l'oca padovana. E invece altre due razze ovine che hanno magari meno pressione rispetto al pericolo di estinzione sono le alpagote e la brogna, e poi ancora razze equine come il cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido, il norico, il cavallo del delta, il maremmano e il bardigiano. Anche le razze bovine della rendena e del grigio alpina sono ammesse ovviamente a sostegno. Per questo tipo di intervento sono stati introdotti dei criteri di selezione che ovviamente fanno riferimento alle tipologie di animale e al rischio di estinzione, ed è il punteggio più consistente, ma vengono anche riservate delle attenzioni per gli allevamenti biologici, per l'ubicazione dell'azienda, se questa è in area parco o in area montana, e poi anche per la tipologia di azienda, quindi se sono allevatori che gestiscono anche fattorie sociali piuttosto che fattorie didattiche, e poi un'attenzione viene riservata anche alla tipologia del beneficiario, quindi favorendo i giovani da una parte, c'è anche un'attenzione in genere per le aziende condotte da donne, e poi sulla professionalità attribuendo un punteggio per gli imprenditori agricoli professionali. Quali sono gli impegni di questa misura? Sono quella di detenere ovviamente le razze che abbiamo visto prima nella consistenza di almeno un'uva per un periodo di 5 anni, mantenerle in purezza, d'accordo, però non è un impegno, e mantenere il numero di soggetti per i quali si impegna nell'arco di 5 anni. Aderire anche entro il periodo di impegno almeno ad una azione formativa o di consulenza che abbia ovviamente attinenza con la agrobiodiversità animale. Rispettare poi anche le prescrizioni che sono dettate dai piani di selezione e rispettare le norme di condizionalità attraverso la gestione obbligatoria oppure le buone condizioni agronomiche che sono previste per tutte le aziende. E novità di questo periodo di programmazione è stata introdotta la condizionalità sociale, e quindi chi si impegna deve dare dimostrazione del rispetto dei contratti e di lavoro nel settore agricolo e di tutelare la sicurezza e applicare le norme per la sicurezza sui lavoratori. Quali sono gli impegni, le forme di sostegno? E qui abbiamo visto che possono variare a seconda della razza e anche delle specie. E quindi vediamo che variano dai 400, possono ai 200 euro ad esempio per i bovini, da 200 a 450 per gli equini, per gli avicoli abbiamo 600 euro per uva, mentre per gli ovini possono variare tra i 400 e i 500 euro. A Duba. Passiamo adesso a analizzare quelli che sono i sostegni che vengono riproposti per il mantenimento dell'attività agricola in zona montana, quindi solo ed esclusivamente in quei territori che sono definiti tali e che possono quindi fruire di un sostegno per il mantenimento dell'attività, visto le difficoltà e anche i limiti che un'attività condotta in queste zone ha, attraverso ovviamente una compensazione di quelli che sono i maggiori costi e i minori ricavi rispetto invece ad altre aree che alle altre aziende che operano nella regione. Le risorse a bando per quest'anno sono 18 milioni e la scadenza del bando è il 15 di maggio.
I beneficiari sono gli agricoltori attivi, come vengono definiti in base alla regolamentazione comunitaria, e le condizioni di ammissibilità dei beneficiari sono ovviamente quelle di detenere i titoli di conduzione della superficie, quindi essere in possesso dei terreni e poterlo giustificare attraverso l'anagrafe aziendale e quindi essere in possesso di titoli di proprietà oppure in affitto. Per le aziende zootecniche ovviamente deve esserci una identificazione dell'allevamento attraverso il codice aziendale ed essere ovviamente detentore, anche se temporaneo, quindi potrebbe essere il proprietario ma anche altro soggetto. Per quanto riguarda la dotazione minima delle aziende zootecniche, deve essere conduttore di almeno un UBA, come diversamente vengono definite a seconda delle razze e delle specie. Detenere quindi bovini, ovi, caprini o equini, ovviamente collegate all'allevamento interessato. Le condizioni di ammissibilità per le aziende zootecniche, sono quelle ovviamente di coltivare e di condurre le superfici foraggere e anche quelle dei seminativi destinati all'alimentazione del bestiame. Per le altre aziende invece, quindi una novità che era stata introdotta nella passata programmazione, e quindi sono quelle superfici che così di colture che con esclusione di pascoli e delle colture arboree possono essere condotte all'interno delle aziende. La superficie minima è quella di un ettaro. È una misura che non ha criteri di selezione e quindi le aziende che ne fanno domande, che ne hanno i requisiti di ammissibilità, vengono messe a finanziamento. Cosa viene chiesto all'agricoltore che fa domanda? Ovviamente quella di mantenere l'attività per l'anno di impegno, che va appunto a seconda delle situazioni, ma si fa riferimento all'anno solare. Le aziende zootecniche sappiamo che avendo soprattutto nelle realtà di alpeggio particolari limitazioni, questo viene ridotto ovviamente al periodo tra maggio e ottobre e avere almeno un utilizzo di 60 giorni con un carico minimo di 0,2 uva per ettaro. Quindi non c'è nulla di diverso e di nuovo rispetto alla passata programmazione, quindi siamo perfettamente in linea. Ovviamente le condizioni e gli impegni fanno riferimento sia alle condizioni stabilite ovviamente per la condizionalità e rispettare ovviamente anche in questo caso la condizionalità sociale come prima avevo citato. Le forme di sostegno non sono state modificate rispetto agli anni precedenti e quindi introducendo una attenzione per quelle che sono i limiti dovuti alla pendenza e all'altitudine, sono state individuate delle classi di sostegno che variano, come vedete, tra aziende zootecniche e aziende invece che non lo sono e che possono variare tra 360 e 504 euro ettari nei casi di maggior svantaggio dovuto sia all'altitudine sopra i 1300 metri con una pendenza superiore al 35%. Leggermente più bassi, circa un 20%, invece sono i sostegni che vengono garantiti alle aziende non zootecniche. È stato introdotto per obbligo regolamentare anche una digressività che va quindi a tener conto dell'estensione della superficie dell'azienda che fa domanda, dando un sostegno al 100% rispetto ai limiti che ho ricordato prima e questa via via scende fino alle superfici delle aziende sopra i 200 ettari per i quali viene escluso e quindi si parla proprio di coefficienti di digressività. Io qui mi fermo e resto a disposizione eventualmente per domande. Grazie.
Grazie mille. Adesso andiamo a parlare, ne abbiamo sentito nominare prima, del bando leader per l'attuazione dello sviluppo locale. Lo facciamo con Nicoletta Gusella della programmazione sviluppo rurale, responsabile della posizione organizzativa sviluppo locale leader. Bene, buonasera anche da parte mia. Prima di cominciare con la presentazione, sì, volevo darvi solo due definizioni, giusto per aiutarvi, spero, a capire meglio di cosa parliamo. Innanzitutto, quando parliamo di leader, parliamo di un metodo adottato dalla Commissione europea una trentina d'anni fa ormai, che serve per coinvolgere gli attori locali nella elaborazione e attuazione delle strategie di sviluppo locale, quindi la comunità locale che è protagonista del proprio sviluppo. Parliamo anche dei gruppi di azione locale, cosiddetti GAL, che sono i soggetti chiamati a gestire e attuare questo metodo, che sono dei partenariati pubblico-privati nei quali vengono rappresentati gli interessi socio-economici del territorio. Per la provincia di Vicenza abbiamo attivo un GAL, il GAL Montagna Vicentina, e qui abbiamo presenti sia il suo presidente, il dottor Panozzo, sia la direttrice, la dottoressa Irene Gasparella, di cui probabilmente avete sentito parlare, cioè sia del GAL che del presidente e direttore. Bene, sviluppo locale leader si colloca all'interno dell'obiettivo specifico 8 della PAC, che a sua volta è nell'ambito dell'obiettivo generale 3, che riguarda il rafforzamento del tessuto socio-economico delle aree rurali, e con l'obiettivo specifico 8 si vuole dare risposta alle esigenze di vivibilità delle zone rurali, cercando di andare a colmare quello che è il divario tra le aree rurali e le aree urbane in termini di accesso ai servizi di base, alle infrastrutture, alle occasioni di occupazione, tutti, diciamo così, elementi la cui carenza porta ad un progressivo spopolamento di queste aree, ed è proprio l'interruzione di questo circolo vizioso che vuol dare risposta leader, insomma cerca di dare risposta leader. E proprio per questo la focalizzazione di questo metodo, e quindi poi anche del bando regionale, viene fatta sulle zone rurali più bisognose, che poi vedremo quali sono. E soprattutto viene attivato in maniera supplementare rispetto a tutti gli altri interventi di sviluppo rurale, che comunque vengono attivati anche nei territori leader, in modo tale da portare ad un investimento aggiuntivo di risorse proprio per queste aree più marginali, più bisognose. Il fatto che ci siano più strumenti sul territorio porta con sé la necessità però di utilizzare al meglio le risorse, evitando sprechi, come a volte succede quando più strumenti non vengono demarcati, delimitati in maniera corretta. Quindi questo è anche un elemento sul quale abbiamo posto l'attenzione, abbiamo visto in generale il CSR l'ha posta anche rispetto ad altri temi. Gli interventi che attuano leader sono due, anche se in realtà potremmo considerarlo un intervento unico. Il primo intervento è l'SRG 05, che riguarda il sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo locale. Come si capisce, è un intervento che riguarda la parte precedente, diciamo così, la definizione delle strategie che poi verranno attuate, quindi possiamo considerarlo come un intervento che è poi servente all'intervento che vedremo dopo. Infatti le risorse messe a bando rispetto ai 50 milioni che abbiamo visto prima dedicati ai leader sono 300.000. Molti elementi di questo intervento e quindi del relativo bando sono gli stessi rispetto a quelli dell'intervento SRG 06, per esempio la scadenza,
la scadenza del bando. Beneficiari sono appunto i partenariati di cui abbiamo parlato prima, e le condizioni di ammissibilità dei beneficiari riguardano le caratteristiche del partenariato, quindi la sua composizione e come il partenariato si struttura per poi andare a gestire le risorse che gli verranno assegnate, e le caratteristiche dell'ambito territoriale designato in cui poi il GAL va ad operare. Le operazioni che vengono sostenute sono appunto principalmente la definizione di una strategia di sviluppo locale che è contenuta nel programma di sviluppo locale, la sigla PSL, che magari vi è anche capitato di incontrare e di conoscere, che appunto è il risultato dell'attività della consultazione e dell'animazione svolta dai partenariati. Quindi importante è il coinvolgimento del territorio fin da subito. Proprio per questo motivo un altro momento importante è rappresentato dalla proposta della manifestazione di interesse, che va presentata per metà giugno ed è quella con la quale il GAL va in qualche maniera a presentare al suo territorio una, diciamo così, già prima definizione di strategia, che poi andrà definita entro agosto. E vediamo che i criteri di selezione sono anche in questo caso gli stessi che incontreremo dopo per l'intervento SRG06, e sono di nuovo le caratteristiche dell'ambito territoriale e la composizione del partenariato. Quindi ritorna l'importanza di territorio e di partner. Abbiamo visto una novità importante di questa programmazione è che la forma del sostegno è quello della somma forfettaria, che viene riconosciuta a quei partenariati che, oltre a riuscire a presentare appunto la strategia di sviluppo locale, metteranno in atto le attività che vedete elencate lì e che servono appunto per coinvolgere il più possibile in maniera consapevole e attiva il territorio. Passiamo invece all'intervento SRG06, che è quello che invece riguarda in maniera più importante l'attuazione delle strategie, e quindi diciamo così è il grosso del nostro intervento. E sostiene l'attuazione appunto delle strategie di sviluppo locale i cui principi ispiratori troviamo descritte nella CSR, in particolare nel capitolo che riguarda la strategia regionale per lo sviluppo locale leader. Qui vedete che i principi cardine sono un po' gli stessi che abbiamo visto prima quando abbiamo parlato dell'obiettivo specifico 8, quindi anche qui si parla di servizi, relazione fra attori locali, ma anche integrazione per diversi settori dell'economia, questo è un aspetto decisamente molto importante, e l'attenzione sulla creazione di occupazione. Le risorse a bando, come vedete, sono decisamente maggiori rispetto a quelle dell'altro intervento. E si suddividono in due azioni. L'azione A, sostegno alle strategie di sviluppo locale, dove vedete c'è la maggior parte delle risorse a disposizione, quindi più di 37 milioni di euro, perché sono le risorse che verranno poi gestite dai gruppi di azione locale attraverso bandi e quindi poi arriveranno effettivamente, verranno messe a terra sul territorio, quindi serviranno per andare ad individuare i beneficiari delle strategie. Quindi è attraverso l'azione A che sul territorio avrete la percezione dell'azione di questa strategia. E l'azione B, che invece riguarda le risorse che vengono messe a disposizione dei partenariati dei GAL proprio per svolgere la loro attività e anche per continuare a coinvolgere con l'attività di animazione il partenariato locale. Beneficiari sono per l'azione B, appunto, come dicevo prima, i GAL. Vedete le condizioni di ammissibilità, partenariato e ambito territoriale. Adesso avremo un attimo un focus sull'ambito territoriale.
nel quale la priorità viene riconosciuta alle aree rurali C e D, che sono le aree quelle che vengono definite più marginali, più bisognose di questo tipo di sostegno, mentre le aree rurali B, che sono quelle ad agricoltura intensiva, vengono sì coinvolte dalla strategia leader, ma solo come completamento delle aree definite più bisognose. Le due cartine mettono a confronto da un lato la zonizzazione, quindi l'individuazione di quelle che sono le aree rurali con problemi di sviluppo, le aree cosiddette D, le aree rurali intermedie, aree C, che sono appunto quelle che abbiamo visto definite più prioritarie, e le aree rurali invece B, B1 e B2 ad agricoltura intensiva. Dicevo, mette a confronto questa zonizzazione con i GAL che attualmente sono attivi sul territorio regionale. Sono 9 GAL, anche per la programmazione 2023-2027 è previsto il finanziamento di l'individuazione di 9 GAL. Abbiamo visto elementi già visti prima. Per quanto riguarda i criteri di selezione dei GAL, oltre delle strategie, quindi si andrà a porre l'attenzione, oltre che sulle caratteristiche del territorio e del partenariato, anche sulla qualità della strategia di sviluppo locale. Quindi si andrà a valutare anche la strategia di sviluppo locale. Questa valutazione verrà fatta da un comitato tecnico regionale interdisciplinare, dove vengono rappresentate le strutture regionali che si occupano dei temi che sono più pertinenti rispetto alla strategia leader, mentre le caratteristiche dell'ambito e del partenariato vengono verificate e valutate dai colleghi di AVEPA. Per quanto riguarda le risorse che verranno messe a disposizione, dipendono da dipendono in parte da una quota fissa riconosciuta uguale per tutti quanti i territori e da una quota proporzionale che è legata invece alla popolazione e un'altra quota proporzionale alla superficie, e come vedete gli importi sono decisamente diversi se si tratta di aree rurali C e D, quelle prioritarie, come avevo detto più volte, da quelle invece a completamento. Un elemento molto importante di questa programmazione sono i progetti di comunità. Progetti di comunità in cui l'elemento caratteristico importante è appunto la comunità, che deve essere coinvolta sia per la definizione dei propri bisogni prioritari, ma sì anche per diciamo così, cercare di dare soluzione a questi bisogni. E i temi da affrontare sono quelli della vivibilità dei territori, quindi insomma di nuovo servizi e occupazione, ma anche qui sempre di più con il coinvolgimento di chi poi di questi servizi deve usufruire. Gli interventi che possono essere attuati nelle strategie di sviluppo locale si dividono in due categorie, e anche qui è una novità di questa nuova programmazione. Gli interventi ordinari, che sono quelli previsti dal CSR, una parte degli interventi previsti dal CSR, e gli interventi specifici, che sono invece interventi pensati proprio per essere attuati solo nell'ambito delle strategie di sviluppo locale, per avere degli strumenti più utili e pertinenti per dare risposta alle esigenze che abbiamo visto prima. Bene, avrei finito, vi ringrazio. Grazie mille, adesso passiamo all'ultimo degli interventi prima di darvi e poi voce con le domande. Vi ricordo che vi arriverà tra l'altro nei prossimi giorni anche una mail con un sondaggio di gradimento in cui potrete mettere anche tutte le vostre impressioni. Abbiamo parlato di AVEPA, l'Agenzia per i pagamenti dell'agricoltura della Regione del Veneto, e passo la parola a Marco Passadore dello sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza di AVEPA, che ci darà appunto consigli e indicazioni utili proprio per presentare le domande in quest'area. Sì, ecco qua. Buonasera a tutti. Cercherò di essere abbastanza succinto, visto anche l'orario.
Mi è stato chiesto di fare un intervento per dare delle indicazioni, delle suggerimenti su come presentare queste domande di superficie legate al nuovo CSR. Prima cosa da fare è quella di aggiornare i fascicoli aziendali. Passaggio fondamentale, senza di quello si va poco avanti. Una volta aggiornato il fascicolo aziendale, bisogna compilare il piano culturale grafico per il 2023. Quindi validare il fascicolo e quindi accedere appunto alla fase di presentazione della vera e propria domanda unificata, perché noi abbiamo la domanda unificata che raccoglie domanda unica più le domande di superficie legate allo sviluppo rurale. Su queste domande avremo quindi sia i trascinamenti cosiddetti, no, del vecchio PSR, le nuove misure che sono state presentate oggi e naturalmente anche gli interventi premiali relativi alla domanda unica, tipo il premio di base, piuttosto che il giovane agricoltore, piuttosto che il premio accoppiato zootecnia. Le aziende che intendono aderire al nuovo, diciamo, sistema di sviluppo rurale, domande di superficie di sviluppo rurale, quindi abbiamo detto hanno obbligo di aggiornare il proprio fascicolo aziendale dichiarando a GIS il piano culturale. Questo piano culturale grafico consente dichiarazione a valenza pluriennale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se abbiamo delle culture che sono permanenti, o quantomeno non si modificheranno tanto facilmente, faccio il caso dei vigneti, per esempio, o degli uveti, oppure come ho visto prima dei prati permanenti, questa modifica al piano culturale sarà replicata negli anni successivi. Quindi l'azienda si troverà già il piano culturale già fatto in parte, quantomeno limitatamente a queste superfici. Come si presenta il piano culturale? Il piano culturale, noi sappiamo l'esperienza già dal 2018, che lavoriamo sulla base grafica. Siamo partiti dalla particella catastale, siamo arrivati oggi alla parcella, alla nuova parcella di riferimento. Ma la vera novità di quest'anno è il superamento della logica annuale. Noi eravamo abituati di dichiarare quello che veniva coltivato alla data del 15 maggio dell'anno tal dei tali. Adesso invece si passa a una logica di tutto un continuo, come fosse un film. Cioè della serie ho una linea del tempo, questa è un po' la novità, dove vado a dichiarare per esempio la prima cultura, che qua in questo esempio era da novembre fino a metà maggio, era grano, e poi ho coltivato soia e vado già a dichiararle la prima e la seconda cultura. Quindi diventa proprio una dichiarazione in continuo, diciamo. Quando viene presentato il piano culturale grafico, il sistema GIS propone l'uso del suolo ultimo validato. Ma sarà data la possibilità, ovviamente, se qualcosa cambia, di modificarlo in sede di modifica del piano culturale. La proposta del GIS, per esempio, è un seminativo. Io su quel terreno, nel frattempo, ho fatto un frutteto, posso andarlo a modificare. Naturalmente, queste modifiche saranno oggetto di verifica e di controllo. Attraverso cosa? Attraverso un applicativo, oggi viene dato già da un anno in sperimentazione, dato a utilizzo di più di qualche tecnico, di qualche azienda, un applicativo che si chiama Avep Image, col quale è possibile che l'azienda faccia delle foto georeferenziate, che non sono semplici foto, diciamo, del cellulare, perché insomma sono a prova di, passami il termine, di frode, cioè la foto di foto potrebbe essere, no? E queste possono essere quindi essere strumenti di giustificazione e di certificazione della modifica della superficie, quindi della proposta del GIS.
Quindi queste modifiche del piano culturale varranno anche come dichiarazione di grafica, variazione grafica. Completato il piano culturale grafico, si può presentare la domanda. La domanda unificata. La domanda unificata, quest'anno sarà un nuovo applicativo che sarà disponibile prossimamente. E dovrà essere ovviamente sottoscritta e darà la possibilità, nello stesso applicativo, da una parte di scegliere quale premio, che può essere domanda unica, può essere PSR vecchia programmazione, quindi trascinamenti, o CSR nuova programmazione. All'interno di ogni singolo flag, chiamiamo così, viene proposta la possibilità di quale premio vuoi aderire. Quando si compila la domanda unificata, l'applicativo, come diceva prima la dottoressa Lazzaro, propone tutta la superficie del piano culturale grafico che è stato caricato. Però quando vado a fare la domanda per lo sviluppo rurale, qui posso scegliere fra le parcelle che sono richiedibili per quell'impegno, quali effettivamente sono assoggettate a quell'impegno. In questo esempio, no, c'è una superficie che viene proposta come non proponibile, che è quella rossa, diciamo così, poi ce n'è una verde, quella verde sarebbe tutta proponibile, ma io come azienda decido di impegnare solamente la punta della freccia, diciamo adesso nel disegno, ok? L'altra preferisco non impegnarla. Questo sistema naturalmente è basato, l'evoluzione che chiede anche la Comunità Europea è basato tutto su controlli anche satellitare. In realtà solo al 2024 andrà a regime completamente il sistema, diciamo, di verifica di controllo satellitare. Già nel 2023 comunque, affiancati ai controlli in loco abbastanza classici, forse un po' più modernizzati, continueremo a avere sia il doppio controllo, sia quello, diciamo, in loco vero e proprio, sia quello del satellite. E qual è la nuova, diciamo, evoluzione? È che questi satelliti daranno la possibilità di avere foto ad alta risoluzione, in modo non come una volta avevamo le foto una volta ogni 3 anni che arrivavano da livello nazionale, ogni 3 anni facevamo il volo sul territorio, avevamo le foto e quelle valevano per 3 anni. Adesso invece con i satelliti il mondo gira, la Terra gira, i satelliti sono sopra e continuano a scattare foto in continuazione, per cui tanti impegni riusciremo a verificarli in tempo quasi reale, sarà una specie di film come alla fine di questa. E questi controlli, passatemi il termine, sputeranno fuori degli esiti, che sono delle bandierine bianche piuttosto che verdi, che vuol dire tutto va bene, giallo attenzione, rosso parliamone. Naturalmente di questi esiti, attraverso i vari professionisti, i vari CAL, le aziende saranno informate. Porca mia, mi dimentico di cliccare questo pulsantino qua, ma siamo qua, stiamo parlando di questo. E saranno informate di questi esiti, di questi controlli, e sempre tramite uno strumento, è l'applicativo che dicevo prima, VEP Image, sarà possibile dialogare e eventualmente modificare l'esito del controllo. Ultima cosa da dirvi è che ci saranno problemi, immagino, nel senso che, problemi, non è che ci sono problemi, devono esserci problemi, ci possono essere problemi, no? E questo, non tenete che vi copiate, fotocopiate, fate fotografia, questa roba, saranno questi dati, sono pubblicati dopo, no, nel sito regione, per cui li trovate là comodamente.
Per cui per qualsiasi chiarimento che riguarda il fascicolo, c'è l'indirizzo del fascicolo che riguarda l'ufficio deleghe e compagnia bella, piano culturale, c'è proprio una casella di posta elettronica per piano culturale, e per le domande unificate c'è o la sede centrale oppure l'ufficio di supporto aziende. Qua ho messo quello di Vicenza perché siamo in provincia di Vicenza, ma per chi ha aziende o tecnici che lavorano più aziende, considerate al posto della targa automobilistica V, metterci Verona piuttosto che PD piuttosto che RO, e trovate quello delle varie province, sportelli che sapranno darvi le adeguate indicazioni per superare eventuali problemi. Io avrei finito e vi ringrazio. Grazie mille. Siccome appunto si diceva, nel sito venetorurale.it, la voce appunto relativa a questo incontro, ci sono anche tutte le slide e tutte le informazioni, comunque le trovate anche tutti gli indirizzi. Adesso c'è spazio per le domande, quindi se alzate la mano noi vi raggiungiamo con il microfono e cominciamo a porre le domande ai nostri relatori. Se volete, se è tutto chiaro, se avete dei dubbi, perplessità, anche se appunto c'è tutto anche online, perlomeno insomma le slide, poi ovviamente dovrete approfondire ognuno. Adesso mai più, si dice. C'è la signora? Eccola qui. La signora lì, arriva al microfono. Un attimo, perché sennò non si sente in fase di registrazione se non usiamo il microfono. Buonasera, volevo fare una domanda alla signora, ce n'è una sola, quindi sulla SRA 8.1, no? Sulla selezione per i punteggi. A un certo punto ho visto che c'è scritto bovino da latte e duplice azione, cioè se uno ha un allevamento, tra l'altro un allevamento biologico, cioè ha un punteggio solo se ha bovini da latte. E poi non ho capito cosa vuol dire duplice azione, cioè nella selezione, nei criteri di selezione ha un punteggio uno che abbia un allevamento di bovini o anche altri animali biologici, oppure solo quelli da latte? Ecco, questo volevo chiederle. È duplice attitudine, quindi da latte e da carne, la duplice attitudine, ok? Quindi o puramente da latte o da latte da carne. Prego. Buonasera, grazie per questa bella presentazione. Una domanda, la sezione cooperazione, che cosa comprende? La formazione alla cooperazione tra aziende o che cosa? Grazie. Chi risponde a questa domanda? Jonathan Asti. Sì, allora la parte cooperazione include tutta una serie di interventi, allora due sono stati presentati questa sera che sono quelli del leader e ce ne sono in un'altra serie di interventi invece che riguarda, li tiro fuori l'elenco, più preciso, ecco. Stiamo parlando di cooperazione con i gruppi PEI, i gruppi operativi, quindi dei gruppi che si costituiscono poi per formare dei progetti di cooperazione su varie tematiche che possono essere sviluppate. Scusi ancora, questo comprende anche la formazione delle persone, degli agricoltori, degli allevatori? No. Sa no. Perché? Siamo in contatto con le cooperative trentine, parte la questione della cooperazione che hanno lì in Trentino, ma ho visto che si può efficientare maggiormente l'operatività del singolo se si mettono insieme sia risorse che competenze. Quindi quello che io sto facendo sul territorio è proprio questo, visto che i problemi sono gli stessi per ogni agricoltore e allevatore. Mettendoli insieme, che è un po' difficile, però è possibile, direi che è possibile anche ottimizzare, quindi realizzare quegli obiettivi anche per i giovani, perché oggi ho visto il tessuto si sta disgregando piano piano per l'80% delle aziende. Quindi la cooperazione io la vedrei come
testa di ponte per risolvere queste problematiche anche di produzione, di efficientamento nella produzione, e quindi tutto ciò che ci va dietro con la tecnologia, eccetera. Sì, allora per la parte formativa, informativa, consulenziale è un altro, diciamo, il tipo di intervento che viene dedicato, quello che è definito come scambio di conoscenze, diffusione dell'informazione, il cosiddetto sistema ACIS, e lì ci sono altri interventi che sono dedicati appunto a queste materie qua, perché come dicevo prima siamo coscienti che anche l'innovazione passa attraverso ovviamente una conoscenza e una necessità di formazione e informazione, però sono questi gli strumenti che vengono messi a disposizione da complemento. Ecco, ce ne sono una qui e una lì, tanto iniziamo dal fondo. Buonasera, volevo fare una domanda sugli interventi agroclimatico ambientali. Un'azienda che sta aderendo a uno di questi interventi, che nel corso del periodo di impegno dovesse ridurre parzialmente la superficie dell'azienda impegnata, che effetti può portare rispetto all'impegno che si è preso per i 5 anni? Grazie. Sì. È meglio che risponda subito, perché questa cosa non l'ho spiegata prima e non la posso spiegare, nel senso che in questo momento qui non è come nella programmazione passata, che era la regione che faceva i bandi e poi sulla base di una cornice nazionale definiva le riduzioni, le sanzioni e poi definiva i controlli, d'accordo? Lo dobbiamo ancora fare, questo secondo passaggio, perché siamo in attesa di 2 specifici decreti. Uno è un decreto legislativo che si è un po' fermato nel suo processo di approvazione, e quello sui controlli comincerà ad essere ragionato all'inizio di maggio. Quindi in questo momento, rispetto al passato, se i colleghi di AVEPA, quando facevano le proprie operazioni di verifica, vedevano saltare più del 50% dell'azienda, decadeva la domanda, più del 20% e meccavava il contributo su tutto, eccetera, adesso questo schema non c'è. Okay? L'unica cosa per cui vi ho dato un'attenzione prima, poi queste slide verranno messe sul sito, quindi le troverete quando vorrete cercarle, è che di sicuro dove c'è la parola pertinenza c'è qualcosa che si lega tra quello che sbaglio sulla condizionalità, che è quella famosa BCA 7 o 8, e quello che posso sbagliare sull'ecoschema, che può cadere anche in quello che ho fatto di sbaglio nella domanda dell'agroambiente. Cioè, a volte sbagliando una cosa sull'agroambiente si ripercuote sull'ecoschema e si ripercuote sulla condizionalità. Lì è possibile che io vengo ridotto nel pagamento su tutte e tre, perché lì è stata definita la pertinenza. Ecco perché volevo venire qua dicendovi a parola pertinenza, d'accordo? Sul fatto di come verranno applicate le riduzioni, purtroppo non abbiamo ancora tutta questa chiarezza. Ci si augura che non ci sia niente di peggio di quello che c'è stato in passato. Ci sarà un sistema fatto così, come quello del passato. Ma come peserà i diversi errori che possono succedere, non siamo in grado di dirvelo adesso. Mi dispiace. Diciamo un motivo in più per consultare sempre il sito e per partecipare ai prossimi appuntamenti. So che c'era un qui davanti. Prego. Sì. Buonasera, volevo chiedere, sul prato è possibile fare anche il pascolo primaverile, oltre che quello autunnale? No, devi fare la misura pascolo. Sul prato prima fai l'uno sfalcio se sei sopra i 1200 metri, i 2 sfalci se sei sotto i 1200 metri, io l'ho spiegata molto terra a terra sta roba adesso. Però l'ordinarietà è 5 sfalci, 4 sfalci, quindi tu puoi arrivare fino a fare tutto quel numero di sfalci lì. È chiaro che se fai tutto quel numero di sfalci lì, che è nell'ordinarietà,
regionale nella tua possibilità e non è nel minimo che comunque mi devi garantire, se no vai pate gnocca, ok? La questione è che de sicuro non c'è sta dentro un prato primaverile, lo capisse anche un puteo dell'asilo. Mm? Sì, ciò, perché se goda fagene tra 4 e 5 di generale, la misura mi dice che ne devo ridurre 2, cioè è difficile che io in primavera pascolo dove ho detto che faccio prato. Qua bisogna che siamo ben chiari, perché non venga fuori che fra che sopra un prato da sfalciare un ecoschema 1 in primavera o un ecoschema 2 in primavera, livello 2 in primavera, cioè attenti a quello che fate, ok? Organizzarsi bene. Se io quella superficie la finisco di usare a luglio e comincio a ragionarci da agosto in poi, può anche essere che riesca a starci con le due cose, benché sia che ho dimostrato di aver fatto le mie foto georeferenziate, le ho mandate, sono, perché loro partono in agosto a fare i controlli, d'accordo? Non abbiamo messo una data minima che da lì parte il pascolo delle superfici sfalciate, però tutti chiari e amicizia lunga, non si pascola in primavera su un prato, guai a voi. Fate la misura pascolo. In montagna, se sì, in pianura, ve fasina bea misura di biologico e fasì il pascolo in pianura. Altre domande? Lì in mezzo e una davanti. Mezzo, si faccia vedere? Eccolo lì. Volevo fare un'altra domanda. Avete valutato la possibilità della trasformazione di un impegno da parte di un'azienda? Cioè un'azienda che aderisce a un impegno ambientale e che intende eventualmente poi partecipare a uno successivo bando che è magari un impegno magari più impregnante. Sto pensando al discorso per esempio dei prati, no? Da prati convenzionali a prati biologici per esempio. Ecco. È bella sta domanda qua e anche qua non posso rispondere perché non c'è sto benedetto decreto, anche qua c'è un terzo decreto che è quello che sul tema che ha esposto lei, ecco, sulla trasformabilità degli impegni, anche qui ci sarà da lavorare, però lo scheletro del testo nazionale non è ancora stato proposto. Prima nel regolamento, nel passato, c'erano delle indicazioni di massima, d'accordo? Si poteva tradurre quelle e andare a definire e a rispondere. Adesso invece queste indicazioni nel regolamento non ci sono. Dobbiamo necessariamente determinare una cornice nazionale su quella appoggiare poi le misure che le regioni fanno. Ecco, quindi anche qua sta cosa non gliela riesco a rispondere adesso, forse bisognerà aspettare dopo agosto. C'è questa signora qui davanti. Buongiorno, io ho una piccola azienda agricola in conversione biologico da aprile 2022. E recentemente ho acquisito una nuova area. Allora, la mia domanda è, mi conviene aspettare il bando di fine anno per richiedere gli aiuti per tutta la superficie, visto che la nuova parte viene esclusa? Oppure devo fare due domande, però la nuova particella è piccola, non so se ci sono limiti, no, di estensione. No, per quello che le ho detto prima, per fare la domanda lei deve avere tutta l'UTE bio, tutta l'azienda bio. No, perché se ha un tocco che si arriva adesso, non è tutta bio, è bio meno un pezzo, ok? Quindi deve notificare a bio l'ultimo, quel pezzo lì che non è bio, ok? E avere tutta l'UTE bio. Con tutta l'UTE bio lei potrebbe già fare la domanda di conversione, aderire al bando adesso, d'accordo?
non viene corrisposto il pagamento per quel pezzo che ha inserito adesso in notifica e che non risultava in conversione bio a partire dal 1 gennaio 2023, perché il 1 gennaio 2023 quella superficie non era ancora bio notificata. La potrà mettere l'anno prossimo, come dice il dottor Comacchio, quel pezzetto lì, ma per il resto, se lei riesce a notificare quel pezzo che le manca e avere tutto l'intero bio, l'UTE bio, può accedere adesso e forse che conviene, perché c'è poca gente che fa domanda adesso. Altre domande? Eccole lì. Salve, è un'azienda che 2023 si trova al quinto anno di allevatori custodi, quindi è l'ultimo anno di impegno. Può rinunciare al quinto anno e passare direttamente alla nuova domanda di allevatori custodi? Altrimenti si resterebbe escluso? No, l'impegno deve essere mantenuto e quindi bisogna completare il periodo per il quale si è assunto l'impegno. Vale, mi aggancio un attimo, questa cosa vale anche per quelli che hanno ancora impegni accesi sul PSR 2014-22, d'accordo, la stessa cosa, misura superficie. Non a caso noi apriamo adesso questi bandi qui, perché ci sono tante altre misure inserite all'interno del pacchetto di misure dell'agroambiente, ma non stiamo aprendo misure che si possano allineare e sovrapporre con misure che stanno ancora continuando con gli impegni. Non c'è una situazione in cui rispetto al passato mollo l'impegno vecchio per aderire al nuovo. Questo in questa tornata non c'è. Se mollo il vecchio, pago pegno per il vecchio che mollo. Quindi non conviene. Prego, un'altra domanda lì arriva. Microfono. Rispetto alla risposta che ha dato la dottoressa Lazzaro al signore che ha chiesto dei prati, allora lei ha detto che non si possono fare dei pascoli primaverili, e bisogna fare i due sfalci primaverili e poi pensare eventualmente sotto i 1200 metri di altezza. Però dopo l'ultima frase che ha detto se no, dice lei, fa il biologico, e dopo non ho capito cosa voleva riferirsi. Io sono già biologica, per esempio, quindi cosa potrei fare? Devo sempre fare i due sfalci primaverili e poi mandarci le bestie al pascolo, oppure posso, ho un'altra alternativa? Dove pascolo è pascolo, dove prato è prato. C'è solo questa possibilità nel non biologico di poter fare il pascolo dopo al minimo due sfalci sulle superfici prative. Stop. Sul biologico lei non ha la questione degli sfalci, lei ha la questione di rispettare tutti i termini del regolamento biologico per le superfici foraggere. Punto. Altre domande? Sì, lì in fondo. Grazie, buonasera. Allora, è stato detto che sarà di prossima pubblicazione un documento dove saranno indicate tutte le pertinenze in relazione ad ogni singola misura. Ne approfitto però per chiedere delle ex misure 10.1.2 che sono in corso di trascinamento, sesto e secondo anno, ne approfitto di chiedere se queste due misure hanno comunque delle pertinenze relative o meno alle nuove norme della condizionalità. Adesso non mi ricordo tutto il documento, ma mi pare no. Perché è tutta una settimana enigmistica di crocette. Però sia su BCA 7 che su BCA 8 mi pare di no, soprattutto per la 10.1.2. La 10.1.2 avrebbe la pertinenza solo con la BCA 7 rotazione.
Ma in effetti quando io faccio la 10-1-2, quindi scelgo che colture fare, sono pagato in funzione della cultura che faccio, quindi non ho una vera e propria, un vero e proprio obbligo di rotazione, si intende? Ok? Quindi al 99% le dico no, magari mi scriva una mail, gli rispondo, le do la certezza. Se ho 7 di a sera passare potrei dire una cosa imprecisa. Ricorda la mail, che così poi nome.cognome@regione.veneto.it. Il nome è Barbara. barbara.lazzaro@regione.veneto.it. Altre dubbi, perplessità, domande? Mi pare che se non c'è altra domanda io lascerei la parola al dottor Andrea Comacchio, direttore dell'area marketing territoriale, cultura, turismo, agricoltura e sport della Regione del Veneto, per la chiusura di questo nostro incontro. Varie ed eventuali, tutto. Allora, buonasera. Intanto vi ringrazio per aver resistito fino alla fine. Ne approfitto per augurarvi buon lavoro. Spero che le informazioni che vi sono state fornite vi siano utili sia per le aziende sia per i tecnici che poi dovranno assistere alla presentazione delle domande. Io chiuderei rafforzando un concetto che è stato espresso dal dottor Asti all'inizio, che riguarda la focalizzazione e la complementarietà, perché diciamo è in arrivo comunque una rilevante massa di risorse anche sul lato comunitario nazionale, che esulano dal complemento per lo sviluppo rurale. Mi riferisco in particolare ad esempio al parco agrisolare. Per parco agrisolare intendiamo tutto quello che è fotovoltaico che non comporta consumo di suolo, quindi quello sui tetti con la sostituzione dell'amianto e tutte quelle cose lì, sia per le aziende agricole che per l'agroindustria. Oggi il Ministero ha firmato il nuovo decreto che prevede l'utilizzo di circa 1 miliardo di euro, viene mandato nei prossimi giorni a Bruxelles per l'approvazione e a maggio probabilmente seguirà il bando che prevede appunto gli incentivi per l'agrisolare, superando in parte quelli che sono stati i limiti del primo bando, che erano sostanzialmente connessi all'autoconsumo. Nel prossimo bando ci sarà ancora il limite dell'autoconsumo per una quota consistente delle risorse, ma nell'autoconsumo viene considerato anche il cosiddetto autoconsumo condiviso, che è quello che riguarda le cosiddette comunità energetiche. Lì il contributo è pari all'80% sui costi ammissibili. È ammissibile, in questo nuovo bando sarà ammissibile anche per circa 300 milioni di euro l'intervento non collegato al limite dell'autoconsumo, quindi produzione libera entro comunque un massimale di 1000 kW di potenza, con un contributo ridotto che non è più dell'80% come per l'autoconsumo, ma è del 30% sui costi ammissibili. Vengono praticamente raddoppiati anche i costi ammissibili per i sistemi di ricarica e di accumulo, che passano rispettivamente a 30.000 e a 100.000 euro per impianto. Sempre da questo punto di vista vi ricordo anche i contributi per la meccanizzazione innovativa, sempre dal PNRR, che uscirà il bando probabilmente a maggio, fine maggio. La Regione del Veneto ha una dotazione di 25 milioni di euro che saranno destinati diciamo al finanziamento di acquisto di veicoli a zero emissioni con sostituzione di veicoli inquinanti, all'acquisto per l'attrezzatura per l'agricoltura di precisione necessaria per l'applicazione della misura di cui vi ha parlato prima la dottoressa Lazzaro, e con priorità all'acquisto di attrezzature orientate al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque.
Qui il contributo sarà pari al 65% del costo ammissibile per investimenti fino a 60.000 euro. In complementarietà con questo ci sarà un bando del Fondo Innovazione dell'ISMEA per investimenti allora superiori ai 60.000 euro e fino a 500.000 euro per azienda, che andranno a finanziare, oltre alle attrezzature che vanno su quel bando, anche, siccome non ci sono trattrici a zero emissioni, ma ci sono trattrici a emissioni ridotte tipo Stasi 5, queste potranno trovare finanziamento all'interno di quel bando dell'ISMEA. Ecco, questo come doveroso complemento di informazione per voi che avete resistito fino alla fine. Ancora buon lavoro a tutti, anche a noi, e buona serata. Davvero buona serata a tutti, vi ricordo il sito venetorurale.it, vi ricordo che vi arriverà la mail, vi portate a casa il Vademecum, che è una sorta di Bibbia che potete studiare a questo punto, e poi avete capito quali sono le mail e dove trovare tutte le informazioni. Grazie, al prossimo incontro che sarà circa a luglio per parlare di foreste.